queste due giornate sono andate nel complesso bene, il primo giorno molto bene, dopo 2 mesi e più di riposo a seguito dei campionati del mondo. Ieri invece c'è stata una piccola comprensione, ma comunque siamo usciti con un ottimo punteggio lo stesso. Il mio sogno nel cassetto ovviamente è vincere una medaglia alle prossime Paralimpiadi di Parigi, però adesso lavoriamo il prossimo anno per gli europei e pian piano si cerca appunto di arrivare a questo sogno. È sempre una gioia particolare vincere i campionati italiani, per me è una gioia immensa. Dedico questa medaglia a Monica e a Martina, perché io non potrei fare nulla senza di loro. Allora, mantenere la concentrazione durante gli appuntamenti più importanti non è semplice, ma nel momento in cui salgo a cavallo riesco a isolarmi da tutti e appunto dedicarmi proprio al lavoro in campo con il cavallo e con il tecnico. Il mio sogno nel cassetto è quello di arrivare un giorno al podio negli eventi più importanti, sarebbero appunto le Paralimpiadi, e poi diventare un bravo tecnico. Il rapporto con il mio cavallo in questa stagione è stato positivo, infatti non per questo mi ha portato ad avere i miei personal best ai mondiali, posso dire di essere contenta. Lo sport nella vita sicuramente mi ha aiutato a tirare fuori quella grinta che non sapevo di avere e di comunque mettermi in gioco. Ecco, questo sport mi ha aiutato a mettermi in gioco, ma soprattutto a livello anche personale. Ho fatto campionati italiani con Maribel, il suo secondo campionato italiano. Lo scorso anno ha vinto il freestyle. Quest'anno per ora ha vinto il campionato italiano tecnico e oggi vedremo come può andare. Ci siamo qualificate per le Paralimpiadi di Parigi 2024 in occasione dei mondiali. Già ci stiamo preparando il meglio possibile con i nostri rispettivi tecnici. Faremo delle gare di avvicinamento internazionali, ci saranno gli europei quest'anno, poi le varie selezioni e poi alla fine la federazione deciderà chi di noi portare. Ecco. Comunque ce la stiamo mettendo tutti.